clavicembalo, chiamato anche gravicembalo, arpicordo, cembalo, cimbalo, e le sue varianti ridotte come il virginale e la spinetta sono frutto di un'idea piuttosto semplice ma davvero geniale. Utilizzare cioè il principio della leva per pizzicare una serie di corde tese. E se vi pare superfluo trovare alternative a ciò che può essere fatto con le dita umane, come sull'arpa, sulla cetra o sul salterio, se insomma vi chiedete quale potesse essere il vantaggio di una simile invenzione, beh, allora dobbiamo cercare di individuare il bisogno che l'ha generata. Dei percorsi più affascinanti nell'evoluzione della musica occidentale è la progressiva transizione dalla monodia al contrappunto e quindi alla compresenza di più voci indipendenti. Due, tre, quattro o più parti che si sovrappongono esigono la presenza di due, tre, quattro o più cantanti o di altrettanti strumentisti, a meno che uno strumento particolarmente efficiente sia a disposizione di 10 dita ben allenate. È assai più semplice schiacciare un tasto che pizzicare una corda. Ecco spiegato, semplificando al massimo, il punto di forza della tastiera a corde pizzicate, oltretutto di gran lunga più versatili degli organi che richiedevano invece la compressione e la canalizzazione dell'aria. Si tratta di un passaggio epocale che, permettetemi il paragone, è un po' come l'invenzione della ruota nella storia della tecnologia. Il clavicembalo è un'introduzione quattrocentesca che segue il fiorire della polifonia e ne accompagna l'estensione in ambito strumentale. Teatri, scuole di musica, salotti aristocratici. Già nel 600 non era difficile imbattersi in un clavicembalo e nel secolo successivo era un trionfo di esemplari a doppia tastiera dotati delle più recenti migliorie costruttive, dalla sonorità ricca e per giunta finemente decorati da ebanisti e pittori. Il livello altissimo raggiunto dalla tecnica esecutiva è esemplificato dalle opere di Bach. Le variazioni Goldberg, il clavicembalo ben temperato e le varie suite inglesi e francesi, che sono un distillato della cultura musicale barocca, dove un virtuosismo mai fine a se stesso combina il carattere mondano delle danze alle più elaborate speculazioni armoniche. Lo stesso Bach ebbe almeno un paio di occasioni per provare a apprezzare dei particolari strumenti realizzati dal cembalaro e organaro Gottfried Silversmann, partendo dall'intuizione dell'italiano Bartolomeo De Cristofori. Si trattava cioè del clavicembalo con il piano e con il forte, detto anche fortepiano. La grande novità era rappresentata dai martelletti che colpivano le corde anziché pizzicarle, permettendo così un inedito controllo delle dinamiche sonore. E il dado era tratto, anche se il cammino era ancora lungo per arrivare a ciò che oggi intendiamo come pianoforte. Inoltre, per tutto il 600 i fortepiani coesistettero con i clavicembali, definitivamente abbandonati solo nel secolo successivo. La ben più ampia tavolozza espressiva, permessa dalla percussione delle corde, asseconda perfettamente il linguaggio classico dei sentimenti e successivamente diventa linfa preziosa per i nascenti impeti romantici. Già in un capolavoro come la sonata numero 8, detta patetica, un ancor giovane Beethoven forza i limiti naturali della tastiera per generare una materia sonora idonea alle sue istanze creative. Fra il 1809 e il 1811 nasce una nuova generazione di artisti che porteranno il pianoforte alla sua piena maturità: Mendelssohn, Schumann, Liszt, ma solo uno di loro, Chopin, si consacra in modo assoluto allo strumento, divenendone compositore appassionato e interprete virtuoso. Soprattutto nella sua pur breve esistenza, Chopin sperimenta una inarrivabile sintesi fra dialogo interiore, ispirazione musicale e pensiero pianistico.